Sono trascorsi ormai 10 anni dalle prime proiezioni parigine dei fratelli Lumière, quando Filoteo Alberini consegna alla storia del cinema il primo importante film italiano a soggetto, La presa di Roma. L'anteprima del film è organizzata la sera del 20 settembre 1905, a 35 anni esatti dalla storica carica dei bersaglieri a Porta Pia. Un evento che Alberini ricostruisce con apprezzabile fedeltà, alternando scenari di cartapesta a inquadrature in esterni girate là dove realmente si era combattuto. Articolato in 7 quadri, dalle prime trattative diplomatiche all'apoteosi finale, il film sfiora i 10 minuti. Lunghezza raggiunta all'epoca solo dalle più ricche produzioni internazionali.